Continua il costante impegno operativo della Polizia di Stato concernente i controlli straordinari del territorio ad alto impatto con la finalità di prevenire il degrado sociale e la criminalità diffusa e di contrastare le attività illegali, illustrata in conferenza stampa. Ad effettuare un resoconto delle attività effettuate da inizio anno ad oggi è stato il questore Francesco Messina. Questo mese ho fatto venire qui la collega del commissariato Madonna di campagna, perché è un'altra delle aree sulle quali noi incidiamo. Questo sequestro di stupefacenti rientra nelle attività che noi facciamo per incidere su queste aree, ed è un sequestro, diciamo, effettuato dalla squadra mobile nell'ambito di questo coinvolto tutti gli uffici operativi della questura. Adesso vi do i dati che hanno riguardato le attività dell'ultimo mese. Quanto a Madonna di campagna, nello specifico, noi abbiamo sviluppato complessivamente 35 servizi di controllo straordinario del territorio. Questi 35 servizi di controllo straordinario del territorio contengono però al loro interno dei servizi specifici che hanno quella funzione di alto impatto su aree specifiche del quartiere, che riteniamo, sebbene il quartiere sia un quartiere complicato con tutta una serie di problematiche spalmate, che riteniamo particolarmente significative, quindi sulle quali concentriamo maggiormente la forza con quel modello operativo integrale, esigenze di intervento segnalateci dai cittadini, eccetera. La situazione dell'ultimo mese è una situazione che ha riguardato invece complessivamente, in generale, 35 servizi di controllo straordinario del territorio. All'interno di questi 35 servizi, 4 hanno avuto invece, diciamo, ad oggetto, si sono svolte secondo le modalità di alto impatto, sono stati più forti su aree che in questo mese noi riteniamo di dover, abbiamo ritenuto di dover aggredire in maniera più particolare. Nello specifico, oltre a queste che vi ho detto, via Cecchi e Spina Reale, per quanto riguarda Madonna di Campagna, noi abbiamo operato dei servizi integrati a San Salvario, nella zona degli ospedali e nella zona di Montanaro, perché sono queste aree che ci hanno, diciamo, portato a intervenire pesantemente. Quindi complessivamente 35 servizi, ribadisco, di questi 35 servizi 1, 2, 3 e 4 sono stati ad altissimo, ad alto impatto, e hanno riguardato con particolare approfondimento questa situazione. Complessivamente l'arresto di 8 persone, la denuncia di 42 persone, l'allontanamento fisico dal territorio nazionale e quindi la eradicazione dal territorio di 29 stranieri, quindi fisicamente sono stati mandati via 29 stranieri, 1000 persone sono state controllate, 60 kg di droga sono state sequestrate, questa ne è sequestrate. 170.000 euro sono le sanzioni contestate nel corso delle verifiche di circa 30 esercizi. Quindi questo è il dato complessivo dell'ultimo mese. Ad oggi, quindi, sulla base poi di un computo che è partito, noi quando siamo partiti a gennaio, siamo partiti subito a gennaio, appena sono arrivati, ad oggi questa attività ci porta all'esecuzione di 130 servizi, di cui ad alto impatto sono stati circa 24, quindi quelli con quelle modalità particolarmente incisive, anche numerica più lunghi, che non si sono fermati soltanto all'approfondimento, ma che hanno riguardato un lavoro complesso con l'intervento di più, che hanno portato all'arresto di 70 persone, che hanno portato alla denuncia di 102 persone,
alla identificazione di 4.429 persone, al sequestro di 15.500, circa 570 euro, al sequestro di oltre 150 kg di stupefacenti, alla erogazione, alla irrogazione, scusate, di sanzioni amministrative pari a circa 400.000 euro, che sono state, diciamo, irrogate sulla base del controllo di circa 120 esercizi commerciali. Gli stranieri fisicamente allontanati dal territorio nazionale sulla base di questo intervento dall'inizio dell'anno sono 270, diciamo, espulsi fisicamente, e 10 rumeni che comunque sono stati espulsi pure perché appartengono a, come dire, come si dice? Esatto, sono comunitari, e quindi nel loro caso l'espulsione è più complessa. Yolanda Seri, dirigente del commissariato Barriera di Milano, ha parlato dei controlli nati soprattutto dalla segnalazione dei cittadini. E soprattutto sulla base della percezione della sicurezza che ci viene dalle segnalazioni dei cittadini che lamentano episodi di spaccio e incremento di microcriminalità, sono stati effettuati numerosissimi controlli e accompagnate anche persone in ufficio per verificare la loro posizione sul territorio nazionale. Abbiamo effettuato numerosi controlli degli esercizi di vicinato e controlli anche degli esercizi pubblici, che ci hanno permesso di individuare quei locali dove maggiore è la concentrazione di persone che si possono ritenere pericolose dal punto di vista sociale. E quindi il signor questore di Torino ha potuto adottare dei provvedimenti di chiusura in modo da far percepire al cittadino l'attenzione della Polizia di Stato nei confronti delle loro segnalazioni.